parte europea contro la commercializzazione della sanità, sia come Partito Nazionale della Rifondazione Comunista che come Comitato Regionale Toscano sempre di Rifondazione Comunista. Noi siamo sempre stati per una sanità pubblica, gratuita e universale, e lo siamo a testimoniare anche oggi in questa piazza. È importante che oggi in piazza ci siano anche le sigle sindacali, uno dei modi con cui stanno cercando di smantellare il sistema sanitario, lo stanno già smantellando in effetti, è quello della sanità integrativa. Quello che deve essere chiaro è che non è vero e non ci possiamo permettere una sanità pubblica, dipende come vengono spesi i soldi. Avere chiaro qual è il modo con cui stanno cercando di spingerci verso la sanità privata è l'unico modo effettivamente per opporci a quello che è un disegno di classe fatto apposta per togliere servizi a chi non può permettersi. In piazza contro i tagli della sanità e contro una sanità sempre più privata e sempre meno pubblica. Credo che qualunque cittadino o cittadina di Firenze, ma anche delle altre città toscane, appena hanno bisogno di trovarsi un'analisi o qualche tipo di intervento dal punto di vista sanitario, si accorgono come il sistema stia peggiorando sempre di più e come chi si può permettere economicamente i servizi del privato può curarsi e chi invece non ha bisogno del servizio pubblico pagato dalla collettività spesso attende mesi, per non dire anni, per qualche analisi e poi spesso si trova nella difficoltà di dover andare obbligatoriamente al privato perché la malattia o le problematiche sanitarie sono più veloci delle liste d'attesa della regione toscana. Beh, oggi siamo qua per protestare, per dire no alla mercificazione della sanità. La sanità non si vende, la salute non si vende perché non è una merce. Non, dobbiamo respingere le manovre che vengono dall'Europa per distruggere, che sono tendenti a distruggere il welfare e la sanità in tutti i paesi mediterranei. Noi diciamo no a Firenze così come dicono no in tantissime città. Dobbiamo riappropriarci di quello che è nostro, dobbiamo difendere i servizi pubblici, stop alle privatizzazioni. Felici del Comitato Toscano Sanità. Abbiamo coorganizzato insieme a CUB e altri sindacati questa giornata di protesta. Come è noto, in tutta Europa, in molte città europee e in oltre 30 città italiane oggi stiamo manifestando contro la commercializzazione della sanità, contro la mercificazione della salute. La piazza di Firenze ha risposto, sono moltissime sigle sindacali, moltissimi partiti, moltissime associazioni che hanno detto no a questo scempio che sta facendo il PD e tutti gli accoliti che vogliono privatizzare il sistema sanitario. No, oggi siamo in piazza nella giornata europea contro la privatizzazione della sanità perché in tutta Europa sta accadendo quello che sta accadendo in Italia. E noi siamo in piazza anche come sindacato, la CUB Sanità, in quanto riteniamo che il problema della salute riguarda i cittadini e riguarda anche chi lavora nella sanità, che a causa dei tagli, appunto 40.000, più di 44.000 dal 2009 al 2015 e più di 10.000 solo nell'anno 2015, fa sì che i lavoratori siano esposti a dei turni massacranti, a delle condizioni di lavoro che fanno. Ciao, sono Francesca De Hovas, lavoro a Careggi, sono una delegata RSU. Noi siamo qui presenti oggi come da tutte le parti quando si parla di sanità, perché siamo ovviamente contro la privatizzazione della sanità. Ancora il cittadino non si rende ben conto del problema perché se ne accorge soltanto nel momento del bisogno, quindi soltanto quando c'è la presenza di non salute. Però il discorso è che purtroppo la sanità è diventata profitto come tutto ciò che ci circonda. Chiediamo insieme a voi, insieme a tutto il popolo che ha votato no, di difendere la Costituzione e chiedere l'attuazione della Costituzione. E il diritto alla salute è scritto nella Costituzione, un diritto universale per tutti e per tutte. Oggi il diritto alla salute è drammaticamente rimesso in discussione in Europa, nel mondo, ma anche in Italia e anche nella nostra regione. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire.